Una cinquantina di presepi artigianali, ma non solo. Fino al 6 gennaio alle piccole cisterne in Largo Calzecchi Onesti a Fermo c'è la mostra dei presepi, organizzata dall'associazione Amici del Presepe. A presentarla è uno degli organizzatori, Natalino Mattieto. Allora, l'organizzazione è Amici del Presepio di Fermo. E i collaboratori che ho avuto quest'anno c'è Domenico Nucci, la moglie Donatella, più c'è Petrini Paolo, Petrini Celeste e Condi Antonietta. Queste sono le principali persone, ma in linea di massima chiunque ha chiesto di poter partecipare, tutti si sono presentati con opere sia come presepi oppure come pitture. Vengono realizzate da chi? Professionisti. Non presepisti, può essere, non sono professionisti nel senso, però ci sta qualche professionista che fa tutto l'anno, si dedica con l'hobby che è questo qui. Da dove arrivano? Allora, Monte Prandone, Acquaviva, Ascoli, San Benedetto, maggior parte San Benedetto, più Fermano. Con molte, qualcuno di Porto San Pio, insomma, la di Quanti ne Ascoli. hai realizzati tu? Dico 5 e mezzi perché ce ne sta uno piccolo che sta dentro un buco, perciò, però ecco, se non lo fate, io principalmente li faccio con le radici delle piante che trovo quando ci stanno alluvioni, non, oppure quando il mare li butta durante le tempeste, le cose, li butta un po' di legno io. Ecco, la cosa interessante è come sono fatti, cioè quali materiali vengono utilizzati. Allora, qui ci sta, ecco, come dicevo, legno. La maggior parte è fatta con polistirolo e scagliola, dove una volta fatto lo scheletro della cassa di scagliola, con il polistirolo poi si mette la scagliola, dopo bisogna lavorarla, farci i mattoncini, tutte quelle cose che danno l'idea di poi dopo si utilizza anche legno vecchio per fare porte vecchie, finestre, eccetera. Perché organizzare proprio una mostra sui presepi? Che cosa volete comunicare? E questo è, prima di tutto rispettiamo una tradizione che è vecchia di più di quasi 15 anni, che prima di qui abbiamo fatto la mostra a Cisterna, poi abbiamo fatto loggia di San Rocco, al Duomo, quando allora c'era i primi a iniziare qui sono stati la famiglia Ortolano, mi sono aggregato pure io e qui se non cominci perlomeno alla fine del settembre non si riesce a realizzare niente. Senti, più o meno quante persone girano in questi giorni fino al 6 gennaio? Ma qui i giorni di festa sono tantissimi, anche adesso vedi che è un giorno feriale ma è pieno. Però il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano è stato un pienone. Chi collabora alla realizzazione di questa Allora, mostra? in primis c'è il comune tramite l'assessore Tomassini Matteo che in più c'è la Proloco che ci dà una grandissima mano tramite il presidente Nucci Mauro.